Ed eccoci in diretta, ben trovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento di Buongiorno Dottore. Allora andiamo subito a vedere i numeri di telefono che consentono anche a voi da casa di partecipare a questa nostra trasmissione attraverso delle domande da effettuare al nostro ospite in collegamento video. 011 06 00774 il numero per le chiamate, 348 8040 254 per sms e whatsapp. Andiamo anche a presentare l'ospite della puntata di oggi, giovedì, dunque ricordiamo, ecco qua la presenza del nostro dottor Massimo Capricci, otorino laringoiatra dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Ben trovato, dottor Capricci. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Allora, nell'attesa dei nostri telespettatori, dottore, eravamo rimasti su un argomento in sospeso, nel senso che chiaramente noi partiamo poi chissà dove ci portano i nostri telespettatori, comunque le ghiandole salivari, tutta la parte relativa alle infiammazioni, insomma. Sì, avevamo parlato di come erano e quali erano le ghiandole salivari, rapidamente per chi non l'aveva sentito, non avesse sentito la trasmissione della settimana scorsa, abbiamo le parotidi, che sono le ghiandole salivari più grosse che noi abbiamo, poi abbiamo le sottomandibolari e le sottolinguali, che sono localizzate qua. Il dotto di Stenone, che è il dotto escretore della ghiandola parotidea, ha un decorso dall'alto verso il basso, mentre invece sia la sottolinguale che la sottomandibolare hanno un decorso dal basso verso l'alto, quindi non c'è la fuoriuscita di saliva per gravità, ma solo grazie alla contrazione del dotto salivare della ghiandola. Quindi è più difficile a volte nelle infiammazioni che la saliva venga eliminata dalle ghiandole sottolinguali e sottomandibolari. Per questo motivo è più facile il ristagno della saliva in questi dotti, nei dotti quindi di Wharton e del dotto della ghiandola sottolinguale, e per questo motivo è più facile avere dei calcoli del deposito di calcare nei dotti delle ghiandole, ripeto, sottolinguale e sottomandibolare rispetto alla ghiandola parotidea. È importante quindi l'idratazione, bere tantissima acqua, soprattutto acqua naturale, perché chi ha un'infiammazione delle ghiandole salivari ha una maggiore irritazione delle stesse se assume dei liquidi che siano gasati, che siano acidi, che siano piccanti, salati, quindi dall'acqua gasata, l'acqua minerale gasata, la Coca-Cola, al caffè, agli amari, agli alcolici, il vino, l'aceto, tutte sostanze che possono irritare maggiormente le ghiandole salivari. E poi anche i cibi, se una ghiandola salivare è infiammata, i cibi acidi, salati, piccanti possono irritare maggiormente questa ghiandola salivare, perché quando noi assumiamo uno di questi cibi, o anche solo mangiamo una caramella alla menta, derivati della menta, alla liquirizia, noi abbiamo una maggiore stimolazione delle ghiandole salivari e quindi c'è una maggiore produzione di saliva. Nei casi di infiammazione delle ghiandole la saliva non viene prodotta, e ancora di più nei casi di calcoli delle ghiandole salivari o dei dotti la saliva si blocca e quindi la ghiandola salivare si gonfia e quindi abbiamo delle tumefazioni sottomandibolare o per la parotide a livello della guancia davanti all'orecchio. Poi purtroppo vi sono anche delle neoformazioni tumorali, sia tumori benigni, quindi degli adenomi, delle cisti, che purtroppo dei carcinomi, dell'adenocarcinomi, quindi dei tumori delle ghiandole salivari. Il più frequente, il più comune, è il cosiddetto tumore misto o adenoma pleomorfo. Si chiama tumore misto perché è costituito da tantissime cellule che sono istologicamente e morfologicamente diverse fra di loro, quindi hanno una forma diversa da... E vi sono tante cellule diverse, tutte localizzate in questo tumore che è del tutto benigno. Ovviamente quando tende ad aumentare di volume è consigliabile l'intervento chirurgico, perché pur essendo benigno c'è un lento accrescimento. Allora se l'adenoma pleomorfo, anche detto tumore misto, cresce, ecco questa è una tumefazione della ghiandola parotidea, cresce e si sviluppa verso l'esterno, diventa prevalentemente un problema estetico. Il rischio invece è quando la tumefazione cresce più all'interno, quindi orientandosi verso l'interno, perché a quel punto c'è un notevole rischio della compressione dei rami del nervo facciale, di uno o più rami del nervo facciale, perché il nervo facciale
che è un nervo sensitivo, ma soprattutto anche motorio, che manda impulsi a tutti i muscoli di metafaccia, ai muscoli soprattutto mimici, quindi è responsabile della mimica facciale, quindi di tutti i movimenti dei muscoli del nostro viso, compreso però la chiusura delle palpebre, il rigonfiamento delle guance quando noi soffiamo, la masticazione, il movimento delle labbra. Quindi un soggetto che ha una paralisi del nervo facciale non riesce più a sorridere, non riesce più a soffiare, a gonfiare le guance, a corrugare la fronte, a chiudere le palpebre. Quindi c'è una paralisi di tutti i muscoli mimici della faccia. Allora, se questo tumore cresce rapidamente, pur essendo magari un timisto, perché quando c'è una tumefazione parotidea o di qualsiasi altra ghiandola salivare, bisogna prima di tutto fare un'ecografia. In base all'esito dell'ecografia, che a volte poi è sufficiente, se fatta bene, è sufficiente a dare un indirizzo diagnostico, si fa quindi un ad aspirato per una biopsia e per l'esame istologico. Nei casi dubbi, prima di fare l'ad aspirato, che a volte viene fatto anche sotto guida ecografica, quindi un ad aspirato ecoguidato, in altri casi viene fatta prima una risonanza o un TAC per valutare i rapporti e la consistenza, soprattutto se ci sono dubbi per quanto riguarda l'ecografia. Ripeto però che un ecografista bravo riesce a fare un'ecografia talmente fatta bene che già quella è dirimente per una diagnosi di probabilità con un discreto margine di esattezza. Allora, dottor Capricci, intanto abbiamo una telefonata, allora andiamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Io sono Enza da Brugliasco. Buongiorno Enza, faccia pure la domanda. Buongiorno. Dottore, buongiorno. Dica. Dottore, io ho già avuto questo problema che mi si sono gonfiate, quindi ho seguito molto bene la sua introduzione. Sì. Adesso praticamente ho avuto anche questa un grosso rash cutaneo per delle allergie, sono piena di, sto prendendo cortisone, antistaminici, poi ieri neanche a Pallaporta sono venuta alle Molinette, mi sono rotta un piede, insomma non mi sono fatta mancare niente. Un periodaccio. Mi viene l'idea di capire se questi farmaci possano scatenare l'infiammazione alla ghiandola salivare? Sì, sì. Ma no, direi di no, nel senso che ora, per carità, l'allergia può gonfiare anche il pavimento della bocca, il palato, ma sarebbe una irritazione che dovrebbe coinvolgere tutte le ghiandole. Probabilmente nel suo caso c'è un problema invece di un'infiammazione della ghiandola salivare, che forse ha nulla a che fare con il problema dell'allergia, e a quel punto, secondo me, dovrà fare, se non l'ha già fatta, prima di tutto una ecografia delle ghiandole salivari. L'ha fatta? Signora? Non l'ha fatta. È andata, no, non l'ho fatta, perché quella volta lì ero venuta dal... No, forse le avevo telefonato. Mi aveva detto cosa non dovevo mangiare in quel periodo lì. Sì, e forse avevo, esatto, preso qualche medicinale. Allora, è fondamentale, per almeno, io normalmente do una dieta di un mese, massimo un mese e mezzo, una dieta molto ferrea, molto dura da seguire, nel senso che bisogna bere tantissima acqua, ma naturale, evitando per alcune zone di Torino l'acqua del rubinetto, perché in alcune zone di Torino l'acqua del rubinetto è ricchissima di calcare, quindi uno beve tanta acqua, ma in realtà ingurgita anche degli ossalati di calcio, dei fosfati di calcio, che si possono depositare come sabbietta e formare anch'essi dei calcoli. E poi una dieta priva, come ho detto prima, di cibi acidi, salati, piccanti e di liquidi gasati, acidi, piccanti, compreso il cioccolato, la frutta secca, il caffè, i dentifrici a base di menta, mentolo, e le caramelle alla menta, al mentolo, derivati e liquirizia, e anche i colluttori, perché i colluttori hanno... sono edulcorati soprattutto alla menta o hanno comunque una acidità tale da irritare la ghiandola salivare infiammata. Quindi sciacqui piuttosto con acqua naturale diluita eventualmente con un po' di bicarbonato
un po' di acqua ossigenata, ma senza esagerare, perché anche l'acqua ossigenata frigge e quindi stimola la ghiandola salivare. Un mese e mezzo di questa dieta, 1,5-2 litri di acqua naturale come minimo quotidiani, e poi eventualmente delle terapie antinfiammatorie. Una volta andava molto bene l'ananase perché era un antiedemigeno senza essere cortisone, adesso l'ananase pare che non esista più, perché probabilmente era un prodotto molto valido e costava anche poco, quindi in Italia spessissimo i farmaci che costano poco e sono validi vengono poi eliminati o scartati. Quindi l'ananase non si trova più, io do in sostituzione il flaminase oppure in alcuni casi do il cortisone. Lei che terapia ha fatto? Signora? Signora? Ma io sinceramente il tempo adesso ho dimenticato perché è passato un po' di tempo, però sto... E allora le consiglio però, se c'è ancora una tumefazione, di fare un'ecografia delle ghiandole salivari. Però il cortisone, dottore, mi scusi. Se la... Dica. Le stavo chiedendo se questi medicinali che sto prendendo possono scatenare un'infiammazione della... No, il cortisone no, perché anzi è un antinfiammatorio, un antiedemigeno, in alcuni casi si dà anche il cortisone per le infiammazioni delle ghiandole salivari. È controindicato solo nei sospetti di un'infiammazione delle ghiandole salivari di origine tubercolare, perché il cortisone è controindicato nella tubercolosi, ma se no, no, assolutamente. Il cortisone, come anche gli antiallergici, se usa degli antistaminici, assolutamente non sono controindicati. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice. 011 06 007 74, numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp. Senta dottore, quando parlavamo di decorso di un'infiammazione, tra l'altro sento già arrivare sì, un'altra, ecco, in termini di giorni di quanto parliamo? Delle ghiandole salivari? Sì, è lunga un'infiammazione? Dipende, dipende. Beh, una colica salivare fortunatamente può durare poco. Se dura tanto il paziente è costretto a venire al pronto soccorso, quindi di solito una colica salivare poi viene controllata da antidolorifici, da antispastici, da cortisone, a meno che appunto, ripeto, non sia la prima volta che capita questa cosa. Un'infiammazione della ghiandola salivare priva però di calcoli sia all'interno della ghiandola che all'interno del dotto escretore può durare, se il paziente segue una dieta ferrea, può avere già un miglioramento dopo una settimana e poi può risolversi il problema nel giro di alcune settimane. A dir tanto, io ho avuto dei pazienti che hanno impiegato un mese a ridurre la tumefazione ghiandolare. Se c'è un calcolo, invece, è chiaro che si elimina l'infiammazione, ma il calcolo è presente, quindi a seconda della grossezza del calcolo, ogni tanto può dare dolori, può dare coliche, o può dare anche solo una tumefazione della ghiandola salivare se il calcolo ostruisce il dotto escretore e non fa uscire la saliva. Allora, dottor Capricci, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Buongiorno, sono Rita da Torino. Sì, buongiorno, faccia pure la domanda. Io volevo chiedere per mio figlio che ha fatto il Covid solo con il raffreddore. Adesso il Covid mi è già uscito, però... ci è rimasto un pochino di catarro in gola, così un pochino chiuso. Le volevo chiedere se è meglio fare dell'aerosol o prendere delle bustine antimucolitiche. Beh, può anche fare tutte e due le cose. Se non è in fase acuta, quindi non ha un'infiammazione acuta, va molto bene l'aerosol, magari con un mucolitico come può essere ad esempio il Fluibron o il Fluimucil, è abbinato a del cortisone, quindi del Clenil, del Cortinal. Li può chiedere al medico curante, perché tra l'altro sono fiale che sono mutuabili. Va anche bene abbinare un mucolitico, quindi delle bustine o uno sciroppo, quello va anche molto bene. E poi è importante, anche se ha superato il Covid ed è in convalescenza, secondo me è importante assumere anche delle vitamine. Lavorare, però diciamo ci è rimasto un pochino di catarro così. Sì, ma dicevo anche che è importante. Cosa le volevo chiedere, io soffro di cervicale, però adesso sì, è un periodo che mi prende, quando mi fanno male un po' le spalle, la schiena così, mi prende anche nel petto davanti, può essere sempre quello o può essere qualcos'altro?
Può essere quello, può essere una forma anche artrosica a livello sternale. Spesso i dolori a questo livello del petto che uno magari si preoccupa e pensa magari a qualcosa di cardiaco, in realtà sono dei dolori a livello del piatto sternale. Perché avevo appena fatto la visita cardiologica, andava benissimo. Le sto infatti dicendo... Specialmente quando sto giù all'indietro, diciamo a faccia all'aria, quando mi tiro su mi sento anche un pochino di male al petto. Ecco, può essere, come le stavo dicendo, un dolore dello sterno, un dolore dell'articolazione tra lo sterno e le costole. E quindi può essere quello. Può utilizzare dell'arnica crema, può utilizzare dell'antinfiammatorio e tenere la parte abbastanza al caldo. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Buongiorno signora. Buongiorno. Siamo la nostra telespettatrice e noi proseguiamo con un messaggio. Buongiorno, 56 anni, soffro di acufene, non c'è proprio niente da fare, sono destinata a un abbassamento di udito, me ne sto già accorgendo, grazie. Ma dunque, non sempre l'acufene indica che il soggetto perderà l'udito, in alcuni casi invece in realtà si accompagna a una perdita graduale, progressiva della capacità uditiva, quindi a una sordità più o meno grave. Dipende molto dalle cause, l'acufene è legato a tantissimi fattori, alcuni collegati a patologie direttamente dell'orecchio, altri invece collegati a problemi circolatori, a problemi artrosici, a problemi di altra natura. È importante seguire una serie di accertamenti e poi una vita sana, quindi priva ad esempio di nicotina, perché le sigarette, il fumo, la nicotina creano una vasocostrizione, quindi portano meno ossigeno all'orecchio. Poi anche ridurre tutte le possibili cause di ipertensione, perché anche la pressione alta, come la pressione bassa, o come anche altri problemi circolatori, possono dare degli acufeni. Per quanto riguarda la sordità, è importante fare un esame audiometrico, eventualmente anche un esame impedenzometrico, quindi esame audiometrico tonale e impedenzometria, per valutare innanzitutto la perdita di udito eventualmente presente e poi a cicli ogni 6 mesi ripetere l'esame per vedere se c'è un andamento peggiorativo. Lì poi dipende da fattori anche genetici, ereditari, ci sono delle famiglie che hanno un problema di sordità anche in età giovanile, quindi lei ha 50 anni, ancora una signora giovane. Altre volte invece ci può essere un problema di sordità collegato ad otiti fatte magari anche nell'infanzia, da bambini, e quindi bisogna vedere. Il primo passo è fare di nuovo un esame audiometrico, se non l'ha già fatto, e sentire poi l'otorino, perché dovrà anche fare degli altri accertamenti. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice che con il suo messaggio ha fatto parte di questa nostra trasmissione e ci ha permesso anche di ritornare sugli acufeni, che sono sempre un malessere abbastanza persistente nei nostri telespettatori. Allora, abbiamo una telefonata, se non vado errato, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno. Sono Maria da Torino. Maria, faccia pure la domanda. Grazie. Volevo dire al professore, io ho fatto un esame della deglutizione perché avevo dei problemi a deglutire. È saltato fuori dunque diverticolo di Kilian Jamieson. Va bene. Sì, bene. Comunque, fatto questo esame, però il medico non mi ha detto niente, non c'è cura, non c'è niente, non c'è intervento da fare, non so, volevo sapere qualcosa in più. Ma il suo medico curante o il medico che le ha fatto la, no, il medico curante, la videofluorografia? Medico curante. In teoria se ha dei disturbi deve farsi vedere dal chirurgo toracico, perché un diverticolo o una diverticolose si può operare. Ah. Quanto è grande? Però non mi ha detto niente, non lo so. Che dimensioni ha? Allora, io mi sono segnata qualcosa, ma alla fine poi... Allora, dunque, disfagia meccanica e lieve faringodinia. Faringodinia, che vuol dire un dolore alla faringe. Ma sì, io ho solo problemi, cioè io devo sempre deglutire, ecco, poi ogni tanto devo fare quel, come raschiare, non la gola. Sì, ma l'ecografia, che dimensioni ha il diverticolo? Ah, non c'è scritto niente. Cioè il referto della videofluorografia non dice nulla?
No. Ma cosa c'è scritto nel referto? Infatti ho chiesto alla dottoressa, ma c'è da fatto che io sono stata operata ma 20 anni fa alla tiroide. Avevo un nodo freddo, comunque boh, sono sempre andata avanti bene, non ho avuto dei problemi. Dico, ma ho chiesto alla dottoressa, ma è conseguenza magari l'intervento con gli anni? No, non c'entra con l'intervento. Ah, non c'entra. Ah. Ma se non ci sono, se non ci sono le dimensioni, bisognerebbe vedere le immagini di questa ecografia, però io direi di fare una visita da un chirurgo toracico. Allora io me lo segno, chirurgo toracico. Da un chirurgo toracico. Ecco, perfetto. No, tanto per sapere se posso stare tranquilla, devo fare altri esami. Alle Molinette sono molto bravi i chirurghi toracici, quindi venga, prenoti qua alle Molinette. Ah, perfetto. Ecco, devo proprio fare richiesta a chirurgo toracico. Sì. Visita chirurgica toracica. Allora supporto la mia dottoressa, vediamo se mi fa fare questo esame. Intanto chieda alla dottoressa, ponga la stessa domanda che ha fatto a me. Certo. Sentiamo cosa dice. Perfetto. Cioè, ha visto l'ecografia, ha chiuso, ha detto buongiorno, arrivederla. Sì. Vabbè. Vabbè. Vabbè che ho 80 anni, dottore, forse. Perché alla fine poi tutto quello che c'è, ma lei calcoli l'età che ha. Lei calcoli l'età che ha, sempre la solita frase. Lei calcoli l'età che ha, scusi. E certo, le calcoli l'età che ha e anche va bene, ma certo. Comunque la ringrazio tanto, dottore. Ma di nulla. Grazie, auguri anche a lei sapere. Buone cose. Buongiorno. Grazie. Allora, insomma, l'età, insomma, io posso capire l'età importante della nostra telespettatrice, però insomma, è meritevole, insomma, di indagini anche da, per capire. No, altrimenti è inutile che le faccia fare le indagini, fare gli esami, poi dopo non le dice nulla. Va bene, noi proseguiamo, dottor Capricci, con un'altra telefonata. Allora sentiamo chi è dall'altra parte del filo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Andrea, telefono da Torino. Allora Andrea, faccia pure la domanda. Buongiorno. Andrea, da Torino. Buongiorno. Sì, assiduo, mi conosce già il giornalista dalla voce, perché più di una volta sono intervenuto. Bene, bravo. Le ricordo soltanto, perché mi sento anch'io di azzerare il volume del televisore per avere una conversazione più liscia, lineare possibile, e va poi bene, ci grazie, siamo. Grazie. Faccia la domanda. Ecco, la domanda è questa, dottore. Io ho un po' di catarro, ok, perché poi soffro cambiamenti di temperatura. Non ho la sinusite, non ho, ma basta che io vado adesso che fa freddo, così vado sul balcone, cambio la temperatura e comincio a venirmi le candeline o tali o quelle, comunque è catarro, ok, è un po' di catarro, va bene, ok. Sono andato dalla mia dottoressa, la dottoressa mi ha detto, guardi, lei cosa mi ha detto, lei soffre, che ce l'avevo anche quando ero giovane, devo dire la verità, questi sbalzi di temperatura, mi ha dato il nome. Beh, ma li avrà per tutta la vita questi fastidi. Le persone come lei che sono molto sensibili alle variazioni di temperatura, bravo, li avrà per tutta la vita questi disturbi, quindi da quando sì, era ragazzino. È vero. Certo. È vero. Ma la domanda qual è? La domanda è che appunto per quello, beh, per il catarro, allora il catarro mi ha detto, ma prende il Fiumicil e via di Fiumicil e via di seguito, ok, però questo non lo passa la mutua. Ok, allora va bene, io ho preso il Fiumicil e via di seguito. Quello è effettivamente a un prezzo considerevole, sa com'è, io ho una pensione misera e via di seguito. Allora effettivamente ho avuto me lo faceva proprio asportare al mattino specialmente, me lo tirava fuori, ecco. Poi dopo cosa è successo? Allora la dottoressa mi fa, ma perché prende come si chiama? Generalista, come? Al posto, sì. Come si chiamano quei farmaci? I generici. Generici, esatto, ho preso un generico, ok. Allora, tra l'altro va bene, prendo questo generico, però guardi, poi mi accorgo
effettivamente non è che faceva, forse sarà stato l'effetto così fissato con il flumice di seguito, credevo, no, me lo faceva esportare molto di meno e via di seguito. Poi dopo sono andato a vedere, non era un farmaco, ma era un integratore. Ma allora ho detto, infatti io me lo sono preso col farmacista e via di seguito, io ho detto mi dia il generico e mi ha dato questo qua. Effettivamente io i risultati non li ho visti come se non è un politico, certo. Ecco, certo. Io le volevo dire questo qua, perché questo qua costava 6.500. Allora poi sono andato dal farmacista, il farmacista mi ha detto ma è la stessa cosa e questo è un integratore. Ma no, no, è un farmaco è un conto, integratore è un altro. Per avere un farmaco devi avere la ricetta, scusi dottore. Voglio fare, ecco, lei cosa mi consiglia, cosa devo fare? Mi dia la. Allora, guardi, se per evitare magari una spesa eccessiva, può eventualmente aumentare innanzitutto, perché non so quant'acqua beve, però aumentare la quantità di acqua che lei beve in una giornata, perché l'acqua comunque è il miglior mucolitico, quindi a volte per non prendere sempre il perché ma sa com'è, a una certa età si beve di meno. Ma è sbagliato. Lo so. Va bene, anche comunque prostata, faccio tesoro del suo consiglio, devo assolutamente bere. Lei quanti anni ha? Sono anziano, ho 77 anni. Vabbè, 77 anni mi sembra ancora una persona molto in gamba. Allora, lei beve un litro e mezzo d'acqua. Sì, no, da quello lì, guardi, non mi posso lamentare. Dicevo, beva minimo un litro e mezzo d'acqua al giorno. E poi, eventualmente, ogni tanto prende per una settimana le bustine di Fluimucil. Fluimucil originale, diciamo originale. L'originale, ecco, sì. Originale, va bene. Sa perché qua c'è, ma il generico è uguale, questo, non cambia niente. Ma non è vero, non sempre così, perché anche per altri farmaci probabilmente sì, ma cambiano allora, le dottore, altre sostanze, ma, cambiano gli ma il farmacista, il farmacista non dovrebbe dare dei consigli? Guardi, lo so che è più caro, però non mi può prendere un integratore che sostituisce l'originale. È sbagliato questo. Certo che è sbagliato, certo. Ecco, va bene, ok. E poi con gli sguardi di temperatura li ho avuti anche quando ero molto più giovane e via di seguito. Certo. Deve stare attento a coprirsi bene anche quando va sul balcone. Insomma. Deve coprirsi bene anche quando va sul balcone. Va bene. Auguroni. Dottore, tra un bicchiere d'acqua e una medicina, forse andiamo sulla medicina che è meglio. Molte persone sono un po' restie a bere, insomma, anche le quantità che, ahimè, dovrebbero essere ingerite quotidianamente. Non è proprio semplice. Sì. Allora, abbiamo un messaggio, mi pare, di aver intravisto con... due, benissimo, meglio ancora. Allora, andiamo con il primo... L'operazione per eliminare la sinusite è invasiva o complessa? Ho 70 anni, grazie. Beh, sono due aggettivi che non uno non esclude l'altro. Non è più invasiva come una volta perché si fa con le fibre ottiche all'interno del naso, quindi si riesce ad arrivare a livello delle cavità paranasali in maniera precisa e accurata. Dipende cosa si intende per complessa, un intervento che richiede una certa concentrazione, ma soprattutto richiede una preparazione, una esperienza sia dal punto di vista dell'anatomia del naso e dei seni paranasali, sia per quanto riguarda l'approccio chirurgico. Quindi un chirurgo esperto la può giudicare non così complessa, un chirurgo meno esperto la può considerare molto complessa, uno specializzando alle prime armi la può considerare difficilissima. Ecco, una mia curiosità, dottore, con le fibre ottiche, diceva. Ecco, queste fibre ottiche entrano, cosa dovrebbero fare? Raschiano, rimuovono, rigide, scaldano, sciolgono? No, quelle che usiamo noi sono fibre ottiche rigide con diversa angolazione, poi le usiamo con la telecamera, e quindi riusciamo, dato che sono abbastanza lunghe
e con una certa angolazione per quanto riguarda la luce, cioè nel senso che c'è la 0 gradi, che è quella che proietta un fascio luminoso praticamente in linea con la fibra ottica, quindi ha una visione diretta. Poi abbiamo la 30 gradi, che quindi ha l'angolazione del fascio di luce rispetto alla fibra di 30 gradi, abbiamo la 45 gradi, la 70 gradi e la 90 gradi. La 90 gradi praticamente, se io infilo la fibra ottica in questo modo nel naso, io illumino e vedo la parte a 90 gradi superiore. Quindi abbiamo la possibilità, anche ruotando, di vedere tutte le cavità paranasali, arrivare dove ci sono i polipi nasali, perché di solito l'intervento di sinusite serve ad asportare i polipi o la mucosa che gonfia, la mucosa iperplastica. Quindi questa mucosa iperplastica viene asportata poi con le pinze, con gli aspiratori, e in maniera tale però che viene fatto un intervento accurato e mirato, ben preciso. Prima dell'avvento delle fibre ottiche si facevano gli interventi o passando dall'interno qui al di sopra della gengiva, in questa zona qua, oppure aprendo con un'incisione a questo livello lungo la piega naso-geniena, si faceva un intervento, un approccio direttamente nel seno mascellare e, oppure nei seni frontali. Adesso invece si riesce attraverso la fibra ottica, quindi entrando nella fossa nasale, quindi senza tagli esterni. Allora, sicuramente meno invasiva di un tempo, insomma. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, allora zeri il volume del televisore, parla esclusivamente dal telefono, parla e sente dal telefono. Allora, come si chiama? Va bene, sì, grazie. Ma è al telefono. Trungaro Giuseppe. Allora, Giuseppe. Trungaro Giuseppe. Giuseppe, ci basta solo il nome di battesimo. Allora, faccia la domanda, Giuseppe. La parola al dottor Capricci, volevo parlare. Un attimo. Buongiorno, io sono qui. Dottore. Dica pure. Dottore. Dica. Io ci sento bene, dottore, però la stimo tanto, vale, perché lei è una persona molto pulita. Gli devo raccontare un aneddoto che mi è successo giorni fa. Sì. Sono dopo un anno che ho fatto una richiesta per togliermi i tappi alle orecchie, mi hanno mandato a Chieri. Mi seguite? Sì. Quindi? Io, siccome sono andato parecchie volte per i tappi, ho messo l'olio e l'acqua ossigenata e ce ne sono venute per bene. Sì. E poi? Però a Mongaliere questo me la faceva, una dottoressa brava me l'ha sempre fatto. Quando vado a Chieri l'altro giorno, giorni fa, c'era... Giuseppe, parli, continui a parlare. Sono andato, voglio dire, ho sbagliato come... c'era un dottore che stava per uscire, mi ha invitato all'11:30. E si vede che aveva fretta, doveva andare da qualche parte. E l'ha visitato o no? Mi seguo là e mi ha domandato cosa hai messo. Cosa hai messo nelle orecchie, mi ha detto. Io ho detto un po' di olio, un po' di ossigenato. Ah no, io no. Vediamo se ne vengono, altrimenti non le tiro. E cosa ha fatto? Pronto? 30 secondi, dottore, mi ha mandato a casa. Mi ha mandato a casa perché non poteva fare quelle cose, l'intervento là. Era uno specialista pagato dall'esterno, non dell'ospedale, questo sapete voi, no? Sono i specialisti che vengono pagati dagli... Sì. Va bene. Mi ha mandato, allora ha detto a me, si rivolga allo sportello, ci faccio dare un altro appuntamento dove capita. Quando vado allo sportello... C'è a Milano, c'è a Torino, a Genova, là, e tu, ma che cosa stai dicendo? Gli ho detto quello dello sportello. Comunque. No, niente, non riusciamo a capire, è molto disturbata la conversazione, non capisco come... proprio caso del tutto. Niente. Non ho capito se ha risolto la fine, dottor Capricci. Non l'ho capito neanch'io.
Purtroppo, ma ha fatto un procedimento, insomma, un po' casalingo, ma ha funzionato. Lo dico anche al signore che... Allora, si è sempre usato, anche in passato, le nostre nonne usavano l'olio, perché l'olio in parte può lubrificare il tappo di ceruto. Lo stesso vale per l'acqua ossigenata scioglie, a differenza dell'acqua normale che gonfia il tappo, l'acqua ossigenata può sciogliere. Chiaro che se il tappo è molto consolidato, molto schiacciato, compresso, il cosiddetto tappo di cerume a stampo, e se spinto in profondità, a volte non basta né l'olio né l'acqua ossigenata, e bisognerebbe usare dei prodotti commerciali che però vanno molto bene. Uno di questi è la cerulisina, molto famosa, forse la più conosciuta. Poi abbiamo il Cerumenex. Io personalmente uso molto il Debrox, perché ho notato che rispetto agli altri due prodotti non solo scioglie il cerume, ma lo elimina proprio. Nel senso che la quantità di cerume che si è ammorbidita viene spinta fuori dal condotto uditivo, se, ripeto, il condotto uditivo e l'orecchio sono normali, perché nei casi in cui per otiche esterne, per lesioni da cotton fioc, da grattamento, si perde la capacità del condotto uditivo di spingere fuori il cerume attraverso le ciglia che sono presenti nel condotto, sono dei piccoli peli che come un tapis roulant spingono fuori il cerume. Se non si può fare quello, se non c'è stata più la possibilità di spingere fuori il cerume, comunque il Debrox se lo scioglie ed è sufficiente il getto della doccia per eliminarlo. Va bene, allora Debrox forse è meglio di questi rimedi della nonna, ne abbiamo visto uno su internet. Della candela, queste candele le vendono anche in farmacia, c'è un procedimento come in passato usavano sempre le nostre nonne, usavano delle foglie molto larghe disposte in butto, le davano fuoco, il calore aspirava il tappo, però alcune volte c'è gente che si ustiona con questi procedimenti, il Debrox non ustiona. Insomma, un po' più sicuro, via. Allora, abbiamo qualcosa, una telefonata, mi pare, sentiamo che è con noi. Pronto? Niente? Allora, abbiamo un messaggio che era arrivato in precedenza, non eravamo riusciti a leggere insieme. Ricordiamo intanto i numeri 011-0600774 per le chiamate, 348-8042-54 per sms e whatsapp, ed eccolo qui. Buongiorno dottor Capricci, sono una ragazza di 34 anni e sono in dolce attesa. Soffro di sinusite. Cosa posso fare per sciogliere il catarro? Inoltre, questa sinusite mi provoca sempre mal di testa che posso curare solo con ibuprofene perché sono allergica al paracetamolo. La ringrazio tantissimo, Stefania. Allora, prima di tutto auguri per la sua gravidanza. Direi che, a parte il discorso dell'acqua, d'accordo che se gravida può avere una maggiore ritenzione idrica, ma l'acqua, l'ho detto già prima, è il miglior mucolitico che c'è, quindi aiuta a scaricare, a sciogliere il catarro. Poi può fare delle inalazioni con dei prodotti che può comunque usare anche in gravidanza. Uno è il Fluibron, che è l'Ambroxol, che è un mucolitico, e può usare anche un po' di cortisone, che è il Clenilà. Può usare mezza fiala di Fluibron e mezza fiala di Clenil una volta al giorno, 10 minuti al giorno, lo fa per una o due settimane, dirigendo un giorno al beccuccio nel naso, un giorno alla mascherina e gradualmente quindi sciogliendo questo catarro. Poi con dei mucolitici, oltre all'acqua, può usare il Flumucil, il Visomucil, sono prodotti che non creano problemi anche al feto. E poi eventualmente anche delle gocce decongestionanti del naso, quindi può usare delle acque marine con acido ialuronico e poi eventualmente anche può usare del rinofluimucil, uno spray a base di cortisone, il Sintaris, il Nasonex, sono prodotti che comunque può usare. Asciugare sempre molto molto bene i capelli quando si lava la testa, mai stare anche a casa con l'asciugamano in testa, il turbante in testa e i capelli umidi, perché l'umidità fa produrre nuovo catarro. Se esce quando piove, come è successo ieri, o se esce al mattino presto e l'aria è fredda, un cappuccio o un berretto in testa, perché la testa deve stare sempre al caldo.
questo aerosol fa cicli per diversi mesi e poi dopo la gravidanza può valutare anche di fare un vaccino anticatarrale che si fa di solito nel cambio di stagione tra la primavera e l'estate e oppure tra l'estate e l'autunno. Allora, proseguiamo, dottor Capricci, con una telefonata. Sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Marco e telefono da Torino, da Venaria. Allora, Marco, faccia pure la domanda. Buongiorno. Allora, io ho già parlato con il dottor Capricci a proposito del mio problema. Ho un esoftalmo, me lo porto avanti da anni. Avevo appunto parlato col dottore dicendo che avrei fatto tutte le visite, le attacche possibili e avevano attribuito il mio esoftalmo a una malformazione della tiroide, qualcosa che non funzionasse. Infatti, ho fatto tutti gli analisi del caso, sono andato dall'endocrinologo, ma mi ha scongiurato qualsiasi cosa che fosse legata alla tiroide. Ah. Al che io ho delle manifestazioni, spesso mi si gonfia l'occhio, adesso troppe volte, troppo frequentemente, si gonfia in maniera esponenziale. L'ultima volta mi si è gonfiato dopo aver fatto la terza dose di vaccino. Non attribuisco al vaccino di certo il gonfiore, perché mi si gonfia sempre qualsiasi cosa io faccia, anche una lieve febbre si gonfia l'occhio. Oramai è una sensazione che cioè è lì che va a finire fuori il mio problema. Ma altri, a livello di sinusite ha qualche problema? No, sinusite io no, ho patito i miei, mi sono fatto delle idee a proposito dello scaturimento di questa infiammazione. Ho subito circa 20 anni fa, perché è da tanto che mi porto avanti questo problema, una forte sinusite, sì, quello è vero. Sono stato 3 giorni a letto, buio profondo, mal di testa fortissimo e poi non ho mai più avuto nulla. Dopo anni si è manifestato questo insorgere di esoftalmo, che prima era sporadico, si gonfiava l'occhio, ma l'occhio non rimaneva in fuori. Poi andando avanti nel tempo, io ho fatto di tutto, sono andato da oculisti, dappertutto sono andato. Neurochirurghi? Sono andato da un neurologo, da una neurologa alle Molinette, la quale mi ha seguito, mi ha fatto anche un bolo cortisonico, dove io provavo del sollievo, però non è servito a fare... Ma a livello di risonanza cosa è venuto fuori? Che c'è del cellulite retrobulbare dietro occhio, diciamo. Però, ma lì con la cellulite si potrebbe operare? Si potrebbe operare. Sono andato proprio ieri sera da un oculista, un bravo oculista, e mi ha palpato l'occhio, valutando che l'occhio è morbido, quindi non c'è niente di solido dietro, mi ha detto lui, e poi l'occhio ha tutte le sue funzioni, quindi lui, l'oculista, non attribuisce la problematica all'occhio in realtà, ma bensì a qualcosa... Ma la cellulite orbitaria può essere proveniente dai seni paranasali e può provenire o dall'etmoide o dal seno frontale. Esatto, infatti adesso ho fatto la richiesta per una risonanza al massiccio facciale. Esatto. Ho fatto una risonanza che andrò il 5 di questo mese a fare la risonanza alle orbite. Con liquido di contrasto. Sì. Con liquido di contrasto. E niente, il 5 saprò qualcosa di più, perché ne vorrei venire a casa. Eventualmente poi ci richiama. Va bene. Sì, anche avrei intenzione anche di farmi seguire da lei, se è possibile. Sì, faccia prima la risonanza, poi vediamo. Ok, va bene. Allora, bocca al lupo. La ricontatterò in privato, allora. Va bene. Allora, con questa telefonata, dottor Capricci, siamo praticamente in chiusura. Allora, intanto la ringrazio per essere intervenuto in collegamento video. Grazie, dottor Capricci. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E do la linea alla regia. Dunque, ci vediamo anche nei prossimi nostri appuntamenti. Ovviamente già domani ce n'è uno, quindi sempre alla stessa ora. Arrivederci, a presto.